forte raffreddore e la gola un po' arrossata. Ciao a tutti ed eccoci per una nuova puntata di Rock Politic. Lazzaro Spallanzani, è questo il nome dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive che ha annunciato la settimana scorsa di aver isolato l'ormai temutissimo coronavirus. Questo è un risultato sensazionale per il nostro paese, in quanto ci riconfermiamo come eccellenza nel mondo della medicina e nel mondo della ricerca, e soprattutto perché questo risultato è stato raggiunto da 3 donne ricercatrici. Questo per riconfermare appunto l'eccellenza femminile nel mondo della medicina, nel mondo della ricerca e nel mondo della scienza, come era successo qualche anno fa con Samantha Cristoforetti nel mondo dell'astronomia. Questo risultato fa pensare molto, in quanto l'istruzione e il mondo della ricerca italiano comunque è molto avanti, nonostante i contributi stanziati dal nostro governo sul mondo della ricerca e sul mondo della medicina non siano così grandi i fondi stanziati. E questo appunto fa pensare a quanto l'Italia potrebbe fare meglio rispetto alla medicina, alla scienza, alla sanità. Ed è proprio sulla sanità a cui vorrei collegarmi, perché notizie di pochi giorni fa, appunto i bilanci delle aziende sanitarie del Piemonte, che sono in rosso, tra cui spicca soprattutto quella dell'ASL Top 4 di Ivrea, che ci riguarda tutti noi canavesani. È quasi 40 milioni il negativo dell'ASL Top 4 di Ivrea, e questo fa pensare soprattutto perché il canavese è rimasto molto indietro nel mondo sanitario. Basti pensare già solo alle nostre strutture ospedaliere: 1940 è datata la struttura ospedaliera di Cornier, 1973 quella di Castellamonte, 1956 quella di Ivrea, quindi sono molto vecchie, antiche. E non vorrei giudicare tutti i dottori e i medici che ogni giorno, nonostante le grandi avversità e i pochi contributi dello Stato, fanno il loro lavoro in maniera eccellente, ma voglio appunto soffermarmi sulla struttura del mondo sanitario in canavese, delle aziende sanitarie in canavese, soprattutto perché questo bilancio così negativo prevede un programma di rientro e quindi dei tagli sulla spesa per la sanità. E vorrei chiedervi cosa ne pensate voi della sanità in canavese e se questi bilanci così negativi sono coerenti con i servizi che la sanità ci offre ogni giorno. Grazie dell'attenzione e ci vediamo la prossima settimana.